a tavola col boss. La mafia investe in pizzerie e friggitorie e impone le forniture alle altre attività commerciali. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per 1.600.000 euro a boss e prestanome. Doppio blitz. Operazioni antidroga parallele a Caltanissetta in provincia di Siracusa. La Guardia di Finanza ha sequestrato lo stupefacente e ha posto i sigilli ad una coltivazione. Arrestato un 47enne di Lentini. Coperta corta. Il PD prova a chiudere la questione alleanze per formulare una candidatura concreta alla presidenza della regione, ma sa già di dover sacrificare qualcosa. L'accordo con Alfano costerebbe il sostegno delle forze di sinistra. Anche nel centrodestra permane l'incertezza. Flop annunciato. Si chiude oggi la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2017-2018. Le tessere quest'anno non supereranno le 2.000 unità, record negativo dell'era Zamparini. Intanto dal mercato sempre più vicina la permanenza di Andrea Rispoli. Buongiorno, buon mercoledì e bentrovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. Quello che avete appena sentito è il nostro sommario di oggi e noi partiamo subito dalla cronaca. Gli uomini di Cosa Nostra decidono di investire nel settore degli alimentari. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per 1.600.000 euro a boss e prestanome. Adesso il pizzo si riscuote imponendo le forniture ai commercianti. Ascoltiamo. Imponevano le forniture di bibite analcolici nei principali bar del centro, soprattutto in estate, quando Palermo è piena di turisti. Cosa Nostra ha deciso di investire negli alimentari, soprattutto nello street food. Un nuovo modo di riscuotere il pizzo è vendere solo un certo tipo di merce, come nel caso del caffè di una sola azienda, imposto per mesi ai commercianti. Gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato beni per 1.600.000 euro a padrini e prestanome riconducibili a vari clan del capoluogo. Nel mirino un deposito di bibite The Big Drink, ovviamente intestato a prestanome e riconducibile al boss Girolamo Jimmy Celesia, mafioso di Brancaccio già condannato. A Giovanni Bosco, reggente della famiglia di Passo di Rigano, sono stati sequestrati, tra gli altri beni, la polleria Royal e la friggitoria Aquarara, attività gestite dal figlio che lavorano a pieno regime. Intanto gli esercizi commerciali proseguono il lavoro in amministrazione giudiziaria. Sigilli anche un villino a Campo Felice di Roccella, di proprietà di Giovanni Vaccaro, legato al capomafia Giuseppe Gutta d'Auro, e un terreno riconducibile a Pietro Mansueto, prestanome del padrino di San Lorenzo, Salvatore Lo Piccolo. Tragico incidente mortale sulla strada statale 640 Agrigento-Porto Empedocle nella tarda serata di ieri. A perdere la vita il 26enne agrigentino Giuseppe Di Stefano. Il ragazzo ha perso il controllo della sua Yamaha 250 nei pressi del Bivio per Maddalusa e della strada che conduce alla galleria di Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale si è trattato di un incidente autonomo. Voltiamo pagina. Operazione antidroga nel Nisseno e nel Siracusano. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato lo stupefacente e posti sigilli a un appezzamento di terreno. Identificato e arrestato a Lentini il responsabile di una coltivazione. Operazioni antidroga a Caltanissetta e nel Siracusano. I finanzieri nisseni hanno identificato alcune persone intente a consumare e spacciare droga, tra loro un minore di nazionalità ghanese. Sequestrati circa 20 grammi di droga tra hashish e marijuana e denunciate 3 persone per spaccio e altre 2 in qualità di assuntori. Durante i controlli è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un extracomunitario che tentava di darsi alla fuga alla vista dei militari, ma successivamente è stato bloccato e identificato. A Lentini le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare un appezzamento di terreno con annessa abitazione adibito alla coltivazione di piante di canapa indiana. I militari hanno individuato anche il responsabile delle attività illecite, un 47enne. È stata eseguita una perquisizione che ha consentito di rinvenire a sottoporre a sequestro 48 piante di marijuana del tipo skunk, dell'altezza media superiore a 2 metri, dal peso di oltre mezzo quintale. Le piante erano state nascoste
nascoste tra l'alta vegetazione e le mura di cinta dell'abitazione. Al termine della perquisizione, i militari hanno trovato altri 800 grammi di sostanza stupefacente con un bilancino di precisione. Il responsabile è stato posto agli arresti domiciliari. E passiamo alla politica. Sembrava tutto deciso, ma come per quanto accaduto nei giorni scorsi al centrodestra, anche nel centrosinistra l'intesa continua a non arrivare. L'accordo con Alfano sulla candidatura di Micari aveva fatto ben sperare il PD, che però adesso deve decidere se rinunciare al sostegno delle sinistre. Chiudere l'accordo accettando di proseguire con un candidato fuori dai propri ranghi e perdere il sostegno delle sinistre, oppure far saltare tutto in Sicilia, con, chissà, ripercussioni anche a Roma. Il Partito Democratico Siciliano si trova davanti al più classico dei bivi e, imboccando una strada o l'altra, sa già che perderà dei pezzi. Il calore emanato dall'annuncio dell'intesa con gli alfaniani sulla candidatura del rettore di Unipa, Fabrizio Micari, ieri sera, è stato prontamente soppiantato dalla doccia fredda aperta dagli esponenti di Articolo 1 e Sinistra Italiana, con dose rincarata da Civati e il suo possibile, da tempo ormai staccatosi dalle larghe intese. Il mai con Alfano, motto riconoscibile dentro Lega Nord, sembra in auge anche a sinistra, tanto è vero che è in coro, prima Palazzotto di Sinistra Italiana e poi il coordinamento di MDP Articolo 1 riunitosi ieri a Enna, hanno ribadito come non ci siano le condizioni politiche per un accordo col PD in Sicilia e che l'accordo con Alfano e i centristi rappresenti un segno di assoluta continuità con il passato rappresentato dal governo Crocetta, dal quale invece tutti dovrebbero estraniarsi. Per tutta risposta da Alternativa Popolare è arrivata solo freddezza, con le dichiarazioni rilasciate dal coordinatore siciliano Castiglione, secondo cui nessun accordo col PD è stato chiuso e che i colloqui continuano sulla base della proposta dei nomi di D'Alia, Misuraca e La Via, ma senza alcuna preclusione su un'eventuale candidatura civica. Civismo è la parola chiave di tutta la vicenda, dal momento che questa era stata la mossa vincente a Palermo con Orlando. Tra i litiganti potrebbe godere Ottavio Navarra, candidato per la sinistra, che se prima aveva aperto le porte a Sinistra Italiana e MDP, adesso le spalanca. Si uniscano a noi per aprire alla costruzione di un percorso unitario delle forze di sinistra e di impegno civile nei territori. Ho il mandato del silenzio e posso solo dire che Berlusconi tiene all'alleanza con Salvini e Meloni più di ogni altra cosa. Insieme a loro decideremo il candidato. Parla così all'Italpress Gianfranco Micci, che è commissario regionale di Forza Italia, all'indomani dell'incontro con Silvio Berlusconi ad Arcore. Giorgia Meloni di FDI fin dal primo momento ha sponsorizzato il deputato regionale Nello Musumeci, leader di Diventerà Bellissima ed ex presidente della provincia di Catania. Il cavaliere finora avrebbe spinto la candidatura di Gaetano Armao, docente universitario e fondatore del movimento Siciliani Indignati, nome che sembra non entusiasmare particolarmente i forzisti in Sicilia. Non c'è ancora una decisione definitiva, aggiunge Micci, che bisognerà aspettare che Berlusconi si senta con Meloni e Salvini. Il presidente conta di chiudere l'accordo entro fine agosto. Micciche conferma che Berlusconi è pronto a venire in Sicilia a prendersi un appartamento a Palermo per fare campagna elettorale porta a porta. A una sola condizione precisa: verrà se il candidato gli piacerà. La condizione insostenibile dei trasporti in Sicilia è la dimostrazione che la nostra regione è sottomessa agli interessi dei gruppi di potere, sostenuti dal governo centrale di Roma. È una strategia per frenare lo sviluppo turistico in Sicilia e favorire le potenti località balneari del nord d'Italia e in particolare la Riviera Romagnola. Così Franco Busalacchi, candidato alla presidenza della regione, è sostenuto da un movimento politico che comprende autonomisti, sovranisti e indipendentisti, pone al centro della sua campagna elettorale il tema dei trasporti nell'isola. Non è accettabile, aggiunge, che si impieghino 4 ore per oltrepassare lo stretto, tutta colpa della legge antitrust, che invece di garantire i diritti dei consumatori impedisce che le auto siano trasportate sulle navi delle Ferrovie dello Stato, favorendo di fatto il monopolio della Caronte in Tourist, spiega Busalacchi. Per tutte queste ragioni, secondo il candidato autonomista, l'unica strada percorribile per arginare questo disastro è il passaggio
passaggio all'amministrazione pubblica regionale dell'intero servizio dei trasporti in Sicilia, con una gestione competente e manageriale svincolata da lottizzazioni politiche e logiche nepotistiche e affaristiche di chi la Sicilia la vuole soltanto sfruttare. Un esposto è stato presentato dai Verdi alla procura di Termini Imerese, al prefetto di Palermo e al presidente della regione Sicilia, relativamente al regolamento approvato dal comune di Bagheria, che blocca le procedure di demolizione degli immobili abusivi anche nelle zone di inedificabilità assoluta. L'azione dei Verdi, spiega il coordinatore nazionale Angelo Bonelli, vuole denunciare e smascherare il partito trasversale dell'abusivismo edilizio. Per questo motivo siamo intervenuti bloccando la legge voluta da De Luca in Campania, regione guidata dal centro-sinistra, e abbiamo denunciato situazioni simili in realtà guidate dal centro-destra. Questa volta siamo costretti a denunciare la sanatoria targata Movimento 5 Stelle nel comune di Bagheria, presa a modello dal candidato presidente della Sicilia, Cancelleri e Di Maio, che difende i cosiddetti abusi di necessità, aggiunge Bonelli, che terrà domani a Palermo alle 11, presso la sala Rostagno di Palazzo delle Aquile, una conferenza stampa per illustrare i contenuti dell'esposto. Un esposto dettagliato, sottolinea, e che evidenzierà situazioni e punti di vista anche clamorosi. Voltiamo pagina, passiamo agli appuntamenti. Sarà di scena il 28 agosto a Mazara del Vallo l'Oscar dello Sport, giunto alla sua 8ª edizione. Premio nazionale che annualmente viene assegnato ai personaggi del mondo dello sport. Vediamo tutti i premiati. Sarà un parterre eccezionale quello che vedrà protagonisti il 28 agosto a Mazara del Vallo i grandi personaggi dello sport nazionale. La commissione dell'Oscar dello Sport ha infatti designato i 14 nomi vincitori dell'ambito premio. Sul palco della magnifica piazza della Repubblica di Mazara del Vallo saranno premiati i quali dirigenti sportivi dell'anno: Michele Uva, direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva, Pietro Basciano, presidente Lega Nazionale Pallacanestro, Sandro Morgana, vicepresidente LND. Per la sezione allenatori, l'Oscar andrà a Gianni De Biasi, ex CT della Nazionale Albanese, per gli atleti al pluricampione di basket Gregor Fuchka, all'ex calciatore della Juventus Sergio Brio, per la sezione arbitri invece all'ex oggi commentatore TV Paolo Casarin, alla carriera per Rosario Robello e ai neopromossi Rosario Abisso per la Serie A e a Luigi Pellitteri, Serie B. Per la sezione sport paralimpici, Oscar a Antonino Lisotta, tiro con l'arco, Maurizio Romeo, atletica leggera. Tra i premiati anche il magistrato Matteo Frasca, presidente della Corte d'Appello di Palermo, nonché centravanti della Nazionale Magistrati Calcio. L'evento è organizzato dal Centro Studi Padre Gaspare Morello e promosso dal Comune di Mazara del Vallo. L'ideatore del premio, Pietro Ingargiola, ha affidato per il 7º anno consecutivo la direzione artistica a Roberto Marco Oddo, affiancato nella presentazione dell'evento da Vita Renda. Saranno ospiti della Kermesse Michele Pinta e Sofia Foderà, per la musica le voci di Lea Benigno e Ilaria Macadino. Special guest dell'Oscar sarà la finale regionale del contest Master Beauty, diretto da Salvuccio Canfora. Top model e stilisti sfileranno in passerella nel fantastico scenario di Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo. Ultimo giorno di campagna abbonamenti per il Palermo Calcio, pronto a registrare il record negativo di tessere emesse. Saranno meno di 2.000 gli abbonati in questa stagione al Barbera, mai così pochi nell'era Zamparini. La campagna abbonamenti più disastrosa in termini numerici dell'intera era Zamparini al Palermo. Chiuderanno oggi i battenti degli uffici di Viale del Fante e delle rivendite autorizzate con i tifosi rosanero che, dunque, non potranno più sottoscrivere il loro abbonamento alla stagione sportiva 2017-2018 da vivere in Serie B. Un flop assoluto, un fiasco sin qui, dal momento che la campagna abbonamenti, salvo miracoli, non supererà per la prima volta in 15 anni le 2.000 tessere.
Il dato definitivo sarà comunicato solo sabato sera durante il match d'esordio contro lo Spezia, ma il trend era ormai chiaro da settimane. I risultati sul campo, i peggiori della presidenza Zamparini e le continue dichiarazioni e trattative sulla vendita del club puntualmente naufragate, hanno finito per creare solo disinteresse e, nei casi limite, disaffezione nel tifo palermitano. Proprio sul fronte cessione del club sono arrivate ieri le dichiarazioni del sindaco Orlando, al quale sarebbe stato riferito da Zamparini stesso di essere in contatto con due cordate e che di tutto se ne sta occupando il rinomato studio legale Withers, esperto in transazioni del genere. Si pensa però anche al campo. Sabato, come detto, l'esordio in casa contro lo Spezia, per il quale potrebbe anche tornare a disposizione Andrea Rispoli. L'esterno 29enne aveva chiesto la possibilità di poter restare in A accasandosi altrove, ma le piste Cagliari e Genoa sembrano definitivamente tramontate e proprio l'ex Brescia potrebbe essere l'acquisto più importante per Tedino. Discorso differente per Simone Lofaso, sempre più vicino al Sassuolo, che sta facendo spazio nel reparto offensivo, cedendo Matri al Parma. Era l'ultima notizia, siamo in chiusura. Vi lasciamo adesso alle previsioni meteo. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni. Arrivederci. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che a livello europeo vedrà una zona di alta pressione sui settori centrali e orientali del continente, pressione alta anche sul Mediterraneo e sull'Italia. Sull'Europa occidentale si avvicina una saccatura che però per il momento non interesserà il nostro paese. E così sull'Italia ben poco da segnalare, qualche annuvolamento si farà vedere a nord, ma davvero nubi di poco conto, e anche in termini di precipitazioni non accadrà nulla di particolare. Sempre solo sulle regioni settentrionali, ma in riferimento solo alla fascia alpina e prealpina, nel pomeriggio si formerà qualche breve acquazzone, ma davvero precipitazioni scarse, invece avremo bisogno di un bel po' di pioggia. Morale, che giornata sarà? Sull'Italia ancora bel tempo, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, diciamo qualche nuvole, qualche breve piovasco in montagna, e attenzione, temperature che ricominciano a salire, il caldo torna a farsi sentire, già punte fino a 33-34 gradi all'ombra. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.